Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ciprotin, polvere. Takeda Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Ciprotin, polvere? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ciprotin, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Ciprotin, polvere? Ciprotin, polvere ha un farmaco a base del principio attivo proteina C del plasma umano, appartenente alla categoria degli enzimi e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia S.p.A. Ciprotin, polvere può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Ciprotin EV 1 FLAC. 500 UI più 1 FLAC. 5 ml Solve. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Takeda Manufacturing Austria AG. Concessionario: Takeda Italia S.p.A. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe: H. Principio attivo: proteina C del plasma umano. Gruppo terapeutico: enzimi. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni. Ciprotin ha indicato nella porpora fulminante e nella necrosi cutanea indotta dalla cumarina in pazienti con grave deficit congenito di proteina C. Inoltre, ciprotin ha indicato per la profilassi a breve termine in pazienti con grave deficit congenito di proteina C, in presenza di un'oppia delle seguenti condizioni: imminenti interventi chirurgici o terapia invasiva, all'inizio di terapia a base di cumarina, nei casi in cui la terapia a base di cumarina da sola non sia sufficiente, nei casi in cui la terapia a base di cumarina non sia possibile. Posologia. Il trattamento con Ciprotin deve essere iniziato sotto il controllo di un medico esperto in terapia sostitutiva con fattori / inibitori della coagulazione nei casi in cui sia possibile eseguire il monitoraggio dell'attività della proteina C. Posologia. Il dosaggio deve essere determinato in base agli esami di laboratorio per ogni singolo caso. Deve essere inizialmente raggiunta un'attività della proteina C del 100% e tale attività deve essere mantenuta al di sopra del 25% per tutta la durata del trattamento. Si raccomanda una dose iniziale di 60-80 UI/kg per la determinazione del recupero e dell'emivita. Si raccomanda la misurazione dell'attività di proteina C per mezzo di sostanze cromogeniche per la determinazione dei livelli plasmatici del paziente per la proteina C prima e durante il trattamento con Ciprotin. Il dosaggio deve essere determinato sulla base di misurazioni di laboratorio dell'attività della proteina C. In caso di un evento trombotico acuto, tali misurazioni devono essere eseguite ogni 6 ore fino a stabilizzazione raggiunta, successivamente 2 volte al giorno e sempre subito prima dell'iniezione successiva. È necessario ricordare che l'emivita della proteina C può essere drasticamente ridotta in presenza di certe condizioni cliniche quali la trombosi acuta con porpora fulminante e necrosi cutanea. I pazienti trattati durante la fase acuta della malattia possono mostrare aumenti molto più lievi nell'attività di proteina C. L'ampia variazione nelle risposte individuali implica la necessità di controllare regolarmente gli effetti di Ciprotin sui parametri della coagulazione. Pazienti con compromissione renale / o epatica devono essere sottoposti ad un accurato monitoraggio. Vedere paragrafo 4.4. In casi rari ed eccezionali, l'infusione per via sottocutanea di 250-350 UI/kg è stata in grado di produrre livelli plasmatici terapeutici di proteina C in pazienti privi di accesso endovenoso. Se il paziente passa al trattamento profilattico permanente con anticoagulanti orali, la terapia sostitutiva con proteina C deve essere interrotta solo dopo l'ottenimento di un livello di anticoagulazione stabile, vedere paragrafo 4.5. Inoltre, all'inizio della terapia anticoagulante orale è consigliabile partire con una dose bassa ed incrementarla progressivamente, piuttosto che iniziare con una dose d'urto standard. Nei pazienti sottoposti a trattamento profilattico con proteina C, livelli più elevati dovrebbero essere garantiti in situazioni a maggiore rischio di trombosi, ad esempio infezioni, traumi o interventi chirurgici. Nei pazienti con grave deficit congenito combinato di proteina C e con resistenza verso APC, i dati clinici disponibili sulla sicurezza ed efficacia di Ciprotin sono limitati.
popolazione pediatrica sulla base dell'esperienza clinica limitata nei bambini, ricavabile da report e studi clinici relativi a 83 pazienti, le linee guida di dosaggio relative agli adulti sono considerate valide per le popolazioni di pazienti neonatali e pediatrica, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Ciprutin viene somministrato per iniezione endovenosa dopo ricostituzione della polvere per soluzione iniettabile con acqua sterilizzata per preparazioni iniettabili. Ciprutin deve essere somministrato ad una velocità di iniezione non superiore a 2 ml/min. Nei bambini con un peso corporeo 10 kg la velocità di iniezione non deve eccedere 0,2 ml/kg/min. Come per qualsiasi prodotto a base di proteine somministrabili per via endovenosa, è possibile che si verifichino reazioni da ipersensibilità. Dato il possibile rischio di insorgenza di sintomi allergici di natura acuta e a rischio per la vita, è opportuno che la somministrazione avvenga nelle vicinanze di strutture di pronto soccorso. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, alle proteine murine o alle parina, eccetto per il controllo di complicanze trombotiche a rischio per la vita. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità. Dal momento che non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Attualmente non si conoscono interazioni con altri medicinali. Interazione con gli antagonisti della vitamina K. Nei pazienti che iniziano il trattamento con anticoagulanti orali appartenenti alla classe degli antagonisti della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere ciprutin, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ciprutin, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Sebbene ciprutin sia stato utilizzato in maniera sicura nel trattamento di donne in gravidanza con deficit della proteina C, la sua sicurezza nella gravidanza umana non è stata stabilita in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ciprutin non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Come con qualsiasi altro prodotto per uso endovenoso, possono verificarsi reazioni di ipersensibilità. I pazienti devono essere informati circa i segni precoci di reazioni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati sintomi da sovradosaggio con ciprutin. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotici. Codice ATC. B01 ad 12. Meccanismo d'azione. La proteina C ha una glicoproteina anticoagulante vitamina K dipendente che viene sintetizzata nel fegato. Essa viene convertita dal complesso trombina/trombomodulina sulla superficie, proprietà farmacocinetiche. I dati farmacocinetici sono stati valutati in 21 soggetti con deficit asintomatico omozigote o eterozigote doppio di proteina C. L'attività plasmatica della proteina C è stata misurata mediante test cromogenico. Dati preclinici di sicurezza. La proteina C contenuta in ciprutin è un normale costituente del plasma umano ed agisce come la proteina C endogena. Pertanto, studi sperimentali sugli effetti cancerogeni o mutagenici, in, elenco degli eccipienti, polvere, albumina umana, trisodio citrato di idrato, cloruro di sodio, solvente, acqua sterilizzata per preparazioni iniettabili, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.